Va ora in onda l'intervista, un programma ideato e condotto da Giovanni Certomà. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Non è una novità che l'Italia storicamente sia un paese di scrittori, di poeti e non soltanto, quindi ci sono persone che scrivono tantissimo, molti autori, ma a me è sempre affascinato e continua ad affascinarmi, come se fosse la prima volta, andare a conoscere soprattutto i giovani autori. In questo podcast vi presento un giovane autore che è uscito in libreria poco meno di un anno fa con il suo primo romanzo. Io lo definirei un romanzo di formazione, Un giorno in più. Paolo Franco, che naturalmente saluto, e tramite Paolo saluto anche la sua terra, che è la mia terra, la Calabria, ma in modo particolare il luogo da cui proviene, perché è uno dei borghi d'Italia più belli. Gerace si trova sopra la cittadina di Locri. Un po' di pubblicità territoriale, storico-culturale, non fa mai male, vero Paolo? Sì, certo, poi Gerace merita questa pubblicità proprio per la sua storia, la sua bellezza. Paolo, tu provieni da una formazione che non è umanistica, perché hai seguito un percorso tecnico, cioè ti sei diplomato come perito elettrotecnico, però hai sempre avuto, e la storia della letteratura italiana ne è piena, no? Di scrittori che pur studiando un determinato filone poi alla fine hanno dato sfogo alla propria passione. Hai sempre avuto questa propensione per la scrittura, no? Sì, diciamo che da quando ero piccolo ero appassionato a conoscere sempre parole nuove, a scrivere delle poesie, proprio sì, già dai tempi delle scuole elementari improvvisavo qualcosa, cercavo di abbozzare qualcosa. E ti veniva poi facile? Sì, diciamo di sì. Dicevo sempre che da grande avrei voluto fare il poeta, lo scrittore. Poi andando avanti ho realizzato magari sarebbe stato bello continuare come un hobby. E poi perché no, vedere se fosse diventato qualcosa di più. Per il momento rimane un bel hobby, spero di coltivarlo e poi vedremo l'evoluzione, gli sviluppi. Però io credo sia molto importante incontrare sul proprio percorso delle persone che siano capaci di individuare un talento in erba e di valorizzarlo, e sicuramente nel tuo percorso scolastico ne hai trovate di persone, tue insegnanti, tue prof o prof al maschile, che hanno intuito questa passione, ti hanno incoraggiato, ti hanno dato dei consigli per migliorare, perché questi sono incontri importanti per continuare a coltivare una passione come del resto quella della scrittura. Sì, lo penso, sono d'accordo con te, anche perché nella mia esperienza ho incontrato soprattutto tra le mie insegnanti di lettere, perché sono state tutte donne quelle che ho avuto modo di incontrare, mi hanno sempre, cioè hanno avuto sempre stima nei miei confronti, hanno contribuito ad alimentare la mia autostima, la mia consapevolezza, hanno sempre cercato di indirizzarmi verso qualcosa di umanistico, anche perché ritenevano che avessi avuto le qualità per poter continuare in quell'ambito, in quel senso, e grazie a loro, infatti dico grazie, l'importanza di avere delle insegnanti che riescono a capire quali possano essere le tue migliori qualità e darti quella spinta e quell'autostima che se magari nessuno non rafforza, poi tu rischi di perdere l'orientamento, insomma. Io ti chiederei di, prima di parlare poi un po' di più sul tuo romanzo, iniziamo con una lettura di un breve estratto. Volevo iniziare dicendo che questo estratto fa parte
di un capitolo del mio libro, che è il capitolo 7, che si intitola Il cielo è marrone sopra Cleveland, riferendosi a un capitolo in cui metto in evidenza la passione sportiva che può accomunare più persone. In questa circostanza, in particolar modo, la squadra di Cleveland, in cui appunto è ambientato il romanzo, giocava la finale. Vado ad evidenziare proprio come il senso di appartenenza verso una squadra possa creare veramente quell'impeto emotivo tra le persone che la tifano, quel senso di appartenenza che è capace di far dimenticare magari la quotidianità o comunque anche gli screzi che possono esserci tra persone e creare un po' di distrazione. Il protagonista Mark Gordon e i suoi due amici, che sono spesso appunto bullizzati da Richard Miller e dai suoi scagnozzi, tra virgolette, proprio in occasione della finale in cui Cleveland Brown dovevano appunto vincere il campionato, nel momento in cui si è sancita la vittoria da parte di Cleveland Brown, poi tutto sembra essere dimenticato, quindi gli screzi tra i nostri protagonisti e i loro rivali che li bullizzavano, insomma. Era davvero una strana scena. Pete e Mike, che fino a qualche ora prima era a pezzi emotivamente e fisicamente, che si stavano divertendo come degli ossessi, e solo qualche metro più in là le Iene Riddens di Miller e Company, che festeggiavano senza neanche considerare i precedenti attriti che c'erano stati tra di noi. È incredibile a volte come la condivisione di una gioia per una passione in comune possa, almeno per un po' di tempo, far svanire tutto. Tutti quei comportamenti che quotidianamente sarebbero stati di arbitraria amministrazione. Mi avvicinai a Mike e Pete con aria altrettanto felice. Era inevitabile non lo fossi, e loro, senza neanche chiedermi dove fossi sparito in quella mezz'ora, mi abbracciarono saltandomi addosso, a momenti mi buttavano a terra dalla foga. Io li assecondai, cominciai ad urlare e a saltare con loro, cercando allo stesso tempo di ballare per andare al ritmo di musica. Non provai mai in vita mia quell'ebbrezza di serenità mista a felicità. Tutti i pensieri negativi sembravano essere finiti nel dimenticatoio. Quindi questo è un estratto, così come molti altri, che ho a cuore, proprio perché mi ci ritrovo. Nel senso, essendo io anche tifoso e appassionato di calcio, noto che comunque in occasione di eventi particolari o che noi tifosi riteniamo importanti, tutta l'adrenalina che c'è vissuta in quel momento e tutto il fervore che ci accompagna nel vivere quei momenti, a volte veramente ci fa dimenticare tutto quello che io questo trafiletto definisco appunto di arbitraria amministrazione. Il tuo romanzo è ambientato a Cleveland, nell'Ohio, e appunto lo hai citato, il tuo protagonista è Mark Gordon, che è un sedicenne che affronta insieme ai suoi amici le varie fasi, no? L'adolescenza, l'innamoramento, l'esperienza scolastica, e poi lo hai accennato anche tu, la brutta esperienza anche con i bulli, anche i ragazzi snob. Si toccano tematiche come difficoltà familiari, no? Il tema dell'abbandono in questa tua storia. Sì, il romanzo inizia proprio come fosse una commedia americana per adolescenti, il classico film americano in cui ci sono bulli, ragazzi tra virgolette sfigati, vittime di soprusi. All'inizio sembrerebbe tutto così leggero come trama, però poi si rivela tutt'altro che leggera. Mark, come accennavi tu,
vive una situazione familiare complicata perché la madre si è da poco separata col padre e vive con il collega di lavoro Gerard, con cui ha tradito appunto il padre e che Mark odia profondamente. All'inizio la trama, il setting, il background sembrerebbe tutto scontato, comunque avere un impianto ben preciso, poi cerco anche di attraverso degli indizi o comunque dei riferimenti di cercare di far capire al lettore che da un momento all'altro ci possa essere una svolta e che comunque quello che era l'impianto iniziale può in qualche modo rivelarsi diverso. E naturalmente noi non sveleremo nulla, però mi piacerebbe che condividessi con gli ascoltatori anche ciò che hai provato quando hai visto in libreria il tuo libro, cioè a livello emotivo, quale sussulto ti ha travolto, perché immagino che sia qualcosa di, non dico indescrivibile, ma difficilmente descrivibile per come si prova una sensazione del genere. Sì, quasi indescrivibile, se non indescrivibile, sì. È stata un'emozione molto forte vedere il proprio nome stampato sulla copertina di un libro e sapere appunto che quel libro è frutto di lavoro, di impegno, ma soprattutto di tanta passione. Ora, cioè, la soddisfazione, l'appagamento più grande l'ho anche quando sento chi leggendo il libro si ritrova in certe cose che io scrivo o comunque che mi rivolge degli attestati di stima in questo senso, e perché secondo me non c'è cosa migliore che sentire, cioè condividere con i lettori sensazioni e sviluppare una sorta di dibattito, di dialettica e di confronto. Questo dovrebbe essere, a mio avviso, il più grande appagamento per uno scrittore. E non possiamo chiudere questa nostra chiacchierata se non leggendo ancora un altro estratto. Fa parte del capitolo 14, Strani segnali, ed è un capitolo che segna uno snodo cruciale nel romanzo, dove il nostro protagonista Mark appunto ha un colloquio abbastanza profondo e particolare con nonna Daisy, che sarebbe la nonna di Pete, suo migliore amico insieme a Mike. Non sveleremo naturalmente i motivi di questo colloquio, però mi faceva piacere appunto condividere con voi quanto Mark ha provato nel parlare con questa donna che lui definisce, nonostante l'età, la diversa età o comunque differenza generazionale, una donna veramente senza tempo, che non è Greta come ci si retriva, come ci si aspetterebbe da un'anziana, insomma. L'estratto in questione fa così: era bello sentirsi capito senza essere minimamente giudicato. Poi, se a farlo era stata la nonna di Pete, tutto era ancora più gratificante. Avevo il sorriso stampato sulle labbra, le lacrime attaccate alle palpebre, le palpitazioni, la pelle d'oca e il respiro irregolare. Non preoccupatevi, non si trattava di una condizione patologica, ma semplicemente di una piacevole digestione dopo essermi nutrito di squisitissime emozioni. Sembrava avessi una paresi facciale, ma non me ne importava. Mi sentivo bene e sembrava che stessi camminando per aria. Non sentivo la terra sotto i piedi. Stavo viaggiando con il pensiero e andavo a una velocità fuori dal comune. Non posso dire di essere stato un ragazzo fortunato, però posso dire di aver avuto un dono. Probabilmente in qualsiasi altra persona, quei discorsi, quella condivisione avuta con la signora Daisy
non avrebbero sortito alcun effetto. Invece a me sì, e come. Voleva dire che bastava poco per rendermi felice, o meglio, ci voleva tanto. Ma il tutto non era condizionato da una pretesa materiale, bensì da un'ambizione spirituale estremamente alta. Andavo fiero di questo, non avevo bisogno di essere ricco, di condurre una vita di sesso e droga per godermela appieno, mi bastava soltanto la quotidianità, seppur scandita nella sua semplicità da stimoli e sensazioni indimenticabili. Se vivi così, con questa filosofia, non invecchierai mai, perché porterai sempre con te quei momenti, sensazioni, e ti sembrerà sempre di viverle, anche se dovessero passare 100 anni. Io vi consiglio di leggere Un giorno in più di Paolo Franco. Un abbraccio e in bocca al lupo. Grazie, grazie. Avete ascoltato L'Intervista, un programma ideato e condotto da Giovanni Certomà.